Buon pomeriggio amici del Festival Giallo Garda, bentornati al nostro appuntamento settimanale con il Giallo in Tour. Ogni giovedì alle 18.30 qui sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda faremo tappa in una regione d'Italia presentando ogni volta un libro. Oggi la nostra roulotte del Giallo in Tour fa tappa in Sardegna, più precisamente non nella Sardegna patinata delle località turistiche ma nella Sardegna autentica, rurale, nell'Ogliastra, in un paese immaginario che è il paese di Telebras, dove è ambientato il romanzo che vi voglio presentare, che si intitola L'eresia del Canonau, di Gesuino Nemus, pubblicato dall'editore Elliot. Beh, che dire di questo romanzo? Se non avete mai letto nulla di Matteo Locci in arte proprio Gesuino Nemus, vi invito a farlo, perché lo stile gesuino è uno stile unico, fantastico, ironico, pieno di Sardegna. Noi respiriamo la Sardegna attraverso la lingua sarda che ogni tanto compare nei romanzi di Gesuino, e un'ironia incredibile con dei personaggi che non vi leverete più dalla testa, proprio sono eccezionali i suoi romanzi. Il romanzo in questione, tra l'altro, ha vinto il premio Vermentino nel 2020 con premio enogastronomico, è stato candidato al premio Strega non entrando nella schiera proprio dei finalisti. I romanzi precedenti pure molto premiati, tra cui l'opera di La teologia del cinghiale, che fu l'opera prima proprio d'esordio dell'autore, vinse il Campiello come opera prima e moltissimi altri premi. Tra l'altro stiamo attenti, orecchie ben tese, perché giunge notizia che sia in uscita un nuovo libro proprio di Gesuino Nemus, quindi lo attendiamo con molto piacere. Il romanzo di che cosa parla? C'è una sparizione, la sparizione di una bambina di 10 anni con problemi di autismo, figlia di ambulanti di colore che arrivano a Telebras, e gli abitanti, una comunità intera, la comunità di Telebras, proprio si mobilita intorno a questa sparizione, aiutandone alla ricerca e con un'immensa solidarietà nei confronti della famiglia. E la ricerca è capeggiata dall'espertissimo maresciallo Ettore Tigassu, che ha un rapporto particolare con il Canonau, un personaggio incredibile, favoloso, che farà impazzire dalle risate. E tutti i personaggi che compaiono nel romanzo, alcuni li conosciamo già, compariranno soprattutto in questo campo base che verrà istituito, che è la mescita Canonau e Basta di Samuele Baccanti, che già qui tutto il programma e il nome, dove il Canonau avrà un ruolo fondamentale, il Canonau che è eretico, attenzione, non è dogma ma eresia, come dice un altro dei personaggi che compare nel romanzo e che abbiamo già conosciuto, che è l'Edopistis, questo centenario che è un po' il guru del paese a cui tutti fanno affidamento, che è un po' la Sardegna vera, lui parlerà molto in sardo, ecco, lo troveremo proprio all'interno del romanzo. Lui che dice appunto che noi beviamo il Canonau perché ci è stato portato da un vandalo, da un ladro, appunto. Quindi questa origine eretica del Canonau. Il Canonau che ha un ruolo particolare, è un po' il protagonista del romanzo, perché davanti appunto al Canonau vengono svelati dei misteri, davanti al Canonau si dipanano le situazioni, vengono appianati i ruoli, le divergenze, siamo tutti uguali davanti a questo fantastico vino. E insomma, il Canonau fa un po' da padrone, ecco, nell'intera vicenda. Altri personaggi che compaiono sono un nuovo personaggio, che è il personaggio milanese, Ferruccio, l'ex galeotto, che dopo aver scontato 26 anni in prigione, arriva in Sardegna e in Sardegna trova l'amore per una donna, ma anche l'amore per una comunità, che è quella di Telebras, l'amore per la Sardegna stessa, portando la sua milanesità proprio all'interno proprio della comunità, e trovando subito, diciamo, come punto di incontro proprio il Canonau. Altri personaggi che troviamo, come dicevo prima, la Edopistis, questo centenario incredibile, voce della Sardegna. Non troviamo tanto Gesuino, che di solito compare proprio all'interno dei romanzi come questo personaggio tonto, concedetemi, un po' selvatico, ma che poi alla fine è il portavoce della verità, risolve il tutto. In questo caso nel romanzo lo troviamo un po' come flusso di coscienza, ma viene ben rappresentato da un suo vice, che è una figura nuova, che è questo cane, il cane Bregù. Bregù appunto in sardo è la vergogna. È un cane appunto che è vergogna, perché non è un cane adibito alla caccia, non è un cane usuale, ma è tutto atipico. Il suo padrone, virgolettato appunto padrone, è Gesuino, lo educa leggendo le lettere di Gramsci, ecco, qui già è abbastanza divertente questa cosa. Però il cane Bregù è il portavoce della verità e lui è l'unico depositario della verità di questa sparizione.
Quindi attraverso questa vicenda conosciamo tutti questi personaggi nello stile che abbiamo detto, uno stile unico appunto di Gesuino Nemus, che è divertentissimo e che con maestria ci fa entrare nella Sardegna, introducendo determinate espressioni sarde, facendo parlare alcune volte alcuni personaggi proprio in sardo, avvicinandoci anche al latino, perché ogni tanto vengono introdotte espressioni latine in un linguaggio incredibile, pieno di fluidità, ma di ironia, cioè impressionante, ve lo leggerete e tante volte proprio morirete dalle risate, proprio è fantastico, vedrete che bello, bellissimo, leggetelo, mi raccomando. Beh, per farvi conoscere questo stile particolare, che è lo stile proprio gesuino, io ho scelto un brano che parla di Sardegna. E siamo nel bel mezzo proprio dell'indagine, della ricerca, arrivano proprio queste televisioni perché il caso sta facendo rumore e così viene descritto la Sardegna, nonché il paese di Telebras, c'è questa immagine particolare. C'erano tutti, il giallista romano, lo psichiatra veneto, l'avvocato napoletano, il giudice siciliano, lo psicanalista milanese, il prete ligure, un altro giallista romano in collegamento da una basilica, il criminologo abruzzese, il generale piemontese, lo stratega lucano, il poeta calabrese, il critico d'arte marchigiano, la modella toscana laureata alla Bocconi, l'attore pugliese, l'attrice siciliana, un altro giallista romano stavolta in collegamento da Cinecittà e finalmente loro a rappresentare il dolore di un popolo. Il politico sardo, rigorosamente accompagnato dal pastore. Ma che cazzo, ma noi solo pastori politici intervistano. Medici, avvocati, commercialisti, psicologi e giallisti ce ne sono anche qui, e che cazzo? Esplose dal bancone del bar Gioacchino Giatros, detto la dottoressa Gio, per via della sua insana passione per Barbara D'Urso e perché si iscrisse alla facoltà di medicina senza mai superare neanche l'esame di istologia, ma fece credere a tutti di essere dottore in ginecologia. Non si poteva ridere sguaiatamente date le infauste circostanze, ma a tutti scappò un sorriso, a stento represso dallo sguardo feroce del maresciallo. Il romanzo L'eresia del Canonao di Gesuino Nemus, pubblicato da Eliot Editore. Il nostro viaggio in Sardegna finisce qui, l'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18.30 sulla pagina Facebook del Festival Giallogarda con un puzzle di angoscia e bellezza. Un abbraccio a tutti!